Ciao Eman, allora, è uscito il tuo nuovo singolo Icaro. Cosa ci puoi raccontare a riguardo? Com'è nato questo brano che è un po' un inno, possiamo dire, al non arrendersi, quindi quando si cade a rialzarsi, a capire anche le proprie debolezze e a farle diventare un punto di forza? Esattamente questo, esattamente proprio questa è l'idea, cioè Icaro è ispirato solamente al mito di Icaro, quindi prende in prestito quello che è la storia che tutti ormai conosciamo. Il sunto è questo, il sunto è che nella caduta non c'è il fallimento, quindi nella caduta c'è proprio il senso di quello che deve essere la tua vita, quindi puoi puntare al sole, ti rendi conto che puoi cadere, fondamentalmente scopri che quel sole era solamente un'immagine, ma il sole è dentro, quindi devi continuare a vivere, quindi sono delle scelte di vita, quindi è la vita in sé che ti porta ad avere delle complicanze o meno, ma è comunque il fatto che tu vivi che porta ad avere questi up and down della vita. È consapevolezza perché bisogna credere sempre, avere questa ambizione sana in quello che fai. Parlo lì del dubbio che invece è un seme, bene, cioè tu i dubbi non vanno mai accantonati come cose pericolose, anzi, fin da piccolo sono sempre stato uno stracurioso che si è posto mille domande e dubbi, a volte non ho trovato effettivamente la risposta, però ci ho provato. Quello che ho imparato è questo, che l'uomo può essere effettivamente quello che vuole e noi siamo la proiezione di noi stessi. Ti sei ispirato a qualcosa di particolare, quindi a una storia autobiografica piuttosto che una storia che hai sentito per scrivere Sì, questo sono pezzo? spesso autobiografico. In cui includo anche le vite degli altri, perché da quella mia imparo, da quella degli altri mi ispiro, ecco, mettiamo in questo modo. Quindi sì, incontro un sacco di gente, incontro per il lavoro che faccio, per quello che è. Quindi fondamentalmente è ispirato alla vita che ho negli ultimi 2 anni, tra intensa, può capitare, è vero, però sono stati 2 anni abbastanza duri.